14esima giornata del girone C di prima categoria. La neve caduta in questi giorni è praticamente scomparsa, presente più che mai è la passione per il big match tra il San Cipriano e la Figempa. I locali fanno leva sulla loro imbattibilità casalinga per cercare di affrontare la sfida a cuor leggero e soprattutto riuscire a strappare l'intero bottino sul banco per confermarsi in seconda posizione e magari staccare sul Sori. Dall'altra parte del campo i ragazzi di Mister Novella sembrano essersi dimenticati come si fa a vincere e vorrebbero archiviare quanto prima la deludente prestazione contro il Ponte X per mantenere vive le speranze playoff. Per il signor Ferretti di Genova tutto è pronto e allora apriamo la nostra sintesi al 18esimo quando il neoquisto in candela ruba palla a Bona e si trova tu per tu con lo russo. Il portierone bianco-azzurro stringe i denti e la sua uscita sull'ex corriglianese è impeccabile e gli permette di blindare il risultato. La partita si accende e una manciata di secondi dopo i padroni di casa si affidano al piazzato di Paiato. Giuri svetta su tutti ma il suo stacco di testa è impreciso e fa la barba al secondo palo. I biancoverdi non ci stanno e provano a dire la loro con questo cross morbido dalla fascia di Repetto per il sempre più protagonista in candela che sbaglia così alzando ben oltre il legno orizzontale. Le occasioni per gli ospiti però non sono ancora finite perché la prima punta biancoverde riesce a sfruttare l'errore al limite di Deodato per entrare in area. Anche in questa occasione lo russo è fondamentale per chiudere gli spazi ma il Figempa si lamenta e chiede il rigore per un dubbio fallo ai danni di Incandela. I rovesciamenti di fronte provocano tachicardie agli spettatori. La palla questa volta è dei padroni di casa con lo piccolo che serve lungo per Paiato, il quale mette subito in mezzo per cercare la testa di Simone Occhipinti. La sfera supera di un non nulla la traversa. I biancoazzurri sono sempre in avanti anche al 42esimo con il nuovo arrivo Vianello che prova l'assalto bevendosi la difesa avversaria. A negargli la gioia dei gol sono però i guantoni di Guerrini. Con questa parata chiudiamo il primo tempo ma grazie all'immagine e al montaggio di Enrico Figus passiamo alla ripresa che inizia nel migliore dei modi per i padroni di casa. Il corner battuto dal solito Paiato raggiunge Carlevaro il quale stoppa la palla e con la sua sassata di destro insacca dal limite e si candida come possibile vincitore della prossima goal parade. I brividi in area bianco-verde non sono ancora finiti perché il tocco di Carlevaro facilita l'inserimento di Paiato che con il suo diagonale dà solo l'illusione del gol colpendo l'esterno della rete. I ritmi del match si ammorbidiscono e dopo 20 minuti dalla precedente azione Repetto chiama lo schema da calcio d'angolo e passa la sfera a Capitan Savona che penetra in area ma il suo tiro è una vera e propria telefonata, nulla da fare. L'emozione alle grotto non sono ancora finite perché i padroni di casa cercano il raddoppio con Occhipinti che apre verso Vassallo. Il nuovo entrato si coordina bene, prova a raso terra ma inquadra male lo specchio della porta e la palla sfiora l'angolino basso. Minuto 48, la rimessa di Lorusso mette in moto il più classico dei contropiedi. Sono tre gli attaccanti biancoazzurri ed è Carlevaro a eseguire un filtrante da manuale per Migliaccio. Guerrini attento, sale in cattedra e nega la seconda marcatura al San Cipriano rubando il pallone direttamente dai piedi del numero 15 locale. Un primo tempo al Cardio Palma, una seconda frazione dai ritmi decisamente più blandi. Protagonisti indiscussi di questa partita sono stati sicuramente i due portieri, Lorusso e Guerrini, per le loro uscite davvero coraggiose.